Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piace il video mettete un like e se volete novità selezionate la campanella. Oggi vorrei farvi vedere che cosa mi è arrivato. Ho ordinato su Amazon un pacco qualche giorno fa e è arrivato oggi, quindi lo apriamo insieme e vediamo di che cosa si tratta. Vediamo subito. Eccoli qua, i famigerati soffietti ad aria. Ho ordinato questi soffietti ad aria soprattutto perché, se vi ricordate che avete visto il video relativo all'installazione dei tamponi di fine corsa nel mio camper, si evidenziava il fatto che la balestra era molto snervata, in realtà lavorava sotto l'angolo utile, perché comunque è vecchia, andrebbe sostituita o andrebbe aiutata da un altro, diciamo, da un altro strato di balestra. Siccome però preferisco mettere i soffietti, anche perché avrei la necessità di alzarlo un pochino posteriormente, sempre perché, avendo installato il maceratore, mi risulta un pochino più basso dietro e ho paura che magari nelle salite molto ripide, se è molto carico dietro, oppure se dovessero esserci dei marciapiedi, potrei andare ad urtare il maceratore staccando tutti i tubi, e non è il caso, visto che ci sono anche collegati i tubi delle nere. Quindi, detto questo, ho visto su Amazon diversi tipi, ho seguito diversi tutorial per capire qual era il modello, diciamo, migliore o peggiore, per poter fare una piccola analisi di quello che mi poteva occorrere. Poi mi sono imbattuto su questo modello qua, che è un po' strano in realtà, perché è un modello a tre soffietti. Che cosa ho visto e che cosa ho pensato? Sono praticamente, si trovano normalmente mono soffietto o a due soffietti. Avendolo visto a tre, mi sono posto la domanda, il quesito sulla differenza che potrei avere con due soffietti, uno, due o tre. Diciamo, tolto il fatto della dimensione, che comunque questi sono, non sono grandissimi, quindi potrebbero essere meno ammortizzati, però avendo due, diciamo, avendo due piegature che dividono i tre soffietti, teoricamente per questo verso, e comunque anche una flessione per questo verso, dovrebbe essere un pochino aumentata rispetto al monosoffietto o ai due soffietti. Detto questo, mi incuriosiva, quindi l'ho acquistate e ora le andrò ad installare e vediamo effettivamente come si comportano con delle balestre che in realtà sono praticamente finite. Vediamo che cosa c'è. I nostri due soffietti, il manuale di istruzione dove è riportato il veicolo che ci interessa a noi in questo caso. Quindi è la mia motrice con il mio telaio, c'è il numero di telaio da verificare. Poi abbiamo una bustina con diversi gadget, i tubi nero e blu, il colore non fa la differenza. Qui abbiamo bulloncini, una cosa importante, le nostre due staffe. Queste sono le staffe che andranno a fissare poi il tutto sulle balestre, che sono queste qua. Vediamo nelle bustine che cosa troviamo. Queste sono le T da andare ad applicare sulle tubazioni. Eccole qua. Queste sono le valvole di riempimento. Una, C,
ci mandano anche le fascette. Qui ci sono i manometri. Questo non ha già la struttura, diciamo, ancorata, va montato, va fatto un foro, e praticamente è anche più semplice, si fa un foro e si invita direttamente il manometro sul pianale o sul cruscotto, dove volete. Io lo metterò dual sedile, secondo manometro. La nostra valvola, questo è l'adattatore per il tubo e l'uscita o l'ingresso. E qua abbiamo tutti i pezzettini per attaccare i tubi. C'è una curva, non so se si vede, due curve e le bullonerie varie per i fissaggi. Questi andranno in questa maniera. Ci sono già le guarnizioni, gli o-ring, quindi va solamente avvitato, niente di difficile. Qua uscirà il tubo, stessa cosa per l'altro, e poi lo andremo ad installare. Questa andrà applicata in questa maniera per creare uno spessore tra la balestra e la rubinetteria per uscire con il tubo. Quindi questo sarà lo spessore che andrà appoggiato sulla balestra. Qua ci si metterà l'anello per chiudere, che toglieremo dalla balestra se sarà riutilizzabile. Abbiamo tutto il nostro manualetto di istruzioni, quindi andiamo a lavorare. Ok, iniziamo l'installazione. Qua abbiamo tutti i nostri materiali che abbiamo visto precedentemente già apparecchiati, quindi procederemo con l'installazione. Andremo a questo punto a sollevare, cominciamo dal lato autista, quindi il lato sinistro solleveremo e metterò il telo sotto per non sporcarmi, e cominceremo la lavorazione. Prendiamo il nostro crick originale, il telo da lavoro che tengo qua dentro. Andiamo a trovare il punto per il crick. Ok, possiamo vedere che i punti dell'ancoraggio sono questi, quindi andrò a posizionare il crick e solleverò da qua. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Ok, andiamo giù. Artlist.io. Togliamo il tampone. Artlist.io. Music licensing reimagined. Troviamo la chiave. Io per comodità adesso metterò subito questi, vanno fissati qua con i bulloni suoi. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ok, una volta assemblato, andiamo sotto e rimontiamo. E ora andiamo ad avvitare. Artlist.io. Lo portiamo nel punto giusto. Music licensing. Andiamo a mettere le barre che avevo già provveduto a togliere precedentemente. Una volta appoggiate tutte e due, facendo un po' di attenzione a non dare troppo disturbo alla balestra, che in questo momento è messa a forza ma non è ferma da nulla, non è fermata da nulla, quindi sempre cautela. Adesso liberiamo il tutto e incastriamola per bene. Togliamo tutte le fascette che ci hanno aiutato finora, la centriamo. Music licensing reimagined. E andiamo a riavvitare i nostri bei dadi belli ruzzi.
Musiclist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok ragazzi, abbiamo finito, ho installato sotto il sedile del guidatore i manometri con le tubazioni che le vediamo insieme e questo è il risultato finale. Qui ho messo tutti e due i manometri, uno e due, qua ci sono le valvole per la ricarica, per l'inserimento dell'aria e sotto togliamo questi e sotto come potete vedere c'è la tubazione con il lettino, non so se si vede bene perché c'è poca luce. Vediamo, qua ci sono i collegamenti dei tubi. Questa è una parte molto semplice, vanno fatti i due fori e inseriti diciamo all'interno collegati con due T. Artlist.io. Ora, come possiamo vedere, io le tengo praticamente tra i 5 e i 6 bar, il lato destro, il lato sinistro è un pochino più pesante perché ci tengo le batterie, quindi lo tengo un pochino più carico nel lato diciamo guidatore e ho visto che mettendo una livella in piano più o meno così viaggia in bolla. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace il mio canale iscrivetevi e se volete le novità selezionate la campanella. Io con questo vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video.